Grazie di quello che fate, grazie di quel futuro che ancora ci regalate ogni momento, davvero, grazie a voi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Dio che ha chiamato l'uomo a cooperare alla sua creazione sia con tutti voi. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. Grazie Don Mario. Applauso. Dopo 3 anni di lavori abbiamo concluso felicemente questa importante tappa amministrativa che vedeva riportare a Vo la sede del Consorzio Tutela Vinidoc. Importante che perché Vo ha una grossa attività produttiva, 1000 ettari di tatti, di cui 100 fior d'arancio, ed è sempre stato votato proprio alla produzione vitivinicola. Ritengo che potesse dare anche un po' di importanza a questa parte di Colliugani che ha veramente delle caratteristiche importanti. Beh, per i padovani anni fa dire vino dei Colliugani voleva dire Vo e festa dell'uva. Sì, la festa dell'uva è arrivata ormai alla 63esima edizione e quindi portiamo avanti questa bellissima tradizione. La qualità del vino però in tutti questi anni è cresciuta in modo importante fino a diventare DOC di OCG e quindi il futuro nostro è quello di crescere nella qualità. È uno strumento, la sede, voglio dire, è uno strumento che in realtà mette in giusta evidenza quello che è il ruolo del consorzio, quindi di tenere assieme i produttori. Per cui è un posto innanzitutto dove discutere, capire dove andare, cosa fare, quali mercati affrontare, quali vini mettere in evidenza. Ecco, questo è il ruolo principe di una sede del consorzio, ma questa sede è anche molto di più. È un'autentica casa del vino perché dentro di sé è una sala espositiva, ha i nostri uffici tecnico-amministrativi, ma ha anche, voglio dire, soprattutto un grandissimo laboratorio enologico, sia di supporto alle cantine, ma di supporto al consorzio per tutte le sue ricerche e per fare tutte quelle analisi per le certificazioni del prodotto. Abbiamo l'ufficio di certificazione dei prodotti gestito da Valori Italia e gli uffici direzionali, per cui una struttura veramente completa. In un prossimo futuro, molto recente, perché ho avuto notizia di recente, grazie a una domanda presentata dal Comune di Vo, il GAL ha finanziato un progetto che prevede che qui sarà anche il Museo del Vino dei Colliugani, quindi una struttura che è di supporto tecnico ma dà giusta visibilità e giusta identità al vino dei Colliugani, al Colliugani e quello che è oggi il nostro fiore all'occhiello, il fior d'arancio. Cavalchiamo l'onda dell'entusiasmo con il fior d'arancio, con il serprino, però l'ho ricordato prima, l'altro giorno in Giappone è stata battuta una bottiglia del nostro rosso Colliugani a un'asta, un Maium, a 27.000 euro, la dice lunga su quello che è la qualità dei nostri prodotti.